Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione invernale della montagna toscana. La settimana passata ha portato altra neve sulle nostre montagne, oggi una giornata discreta, ma il fine settimana si annuncia perturbato. Le piste sono tutte ben coperte, gli operatori della montagna si augurano adesso un periodo di bel tempo per poter chiudere in bellezza una stagione che arriverà comunque dovunque fino a Pasqua e anche oltre, se rimarranno le attuali condizioni di neve. Vediamo adesso il bollettino. A Betone, neve che va da 1,5 m a 3 m in quota. Impianti aperti 16 su 17. Sono aperti gli snowpark e segnaliamo che è stata riaperta la statale 12 tra Pian dei Sisi e Piano Sinatico, con transito nei due sensi dalle 7 alle 11:30, dalle 13:30 alle 18. Negli altri orari si segue la viabilità alternativa per Pian di Novello. Info multipassabetone.it. Amiata, neve 9200. Oggi sono aperti 5 impianti e sono le due Seggiovie, gli ski lift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiore. Nel fine settimana sarà aperta anche la sciovia Bellaria, domenica Navetta, Rifugio Cantore, Vette. Sono aperti anche due itinerari per lo sci nordico. Le informazioni come sempre a amiataneve.it. Cutigliano Doganaccia, neve 120-150, sono aperti tutti gli impianti, il sabato si scia in notturna e le informazioni doganaccia2000.it. In Garfagnana neve 60-100, sono aperti tutti gli impianti e anche i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. E a Zero, in neve 50-80, gli impianti sono tutti aperti anche nel fine settimana. Gli appuntamenti domani alla Doganaccia, iniziativa sugli sci a favore dell'ospedale Meyer di Firenze. Si avvicina il Pinocchio sugli sci in programma dal 17 al 24 marzo all'Abetone. Come di consueto, la manifestazione sarà preceduta il 16 marzo dal trofeo Fabio Danti. E segnaliamo invece che è stato rimandato al 1 aprile il mini Abetonissimo. Uno sguardo veloce alle promozioni: martedì e giovedì ski pass Amiata a 15 euro all'Abetone, martedì, mercoledì e venerdì ski pass feriale a 29 euro. È tutto con la nostra informazione. Una buona giornata e un buon fine settimana sulla neve.